Ciao a tutti e benvenuti a questo brevissimo video di informazioni, quindi è un vlog informativo. Come avete visto, ultimamente ho dovuto sospendere, spero temporaneamente, cioè l'intenzione di finirla c'è, la miniserie sul taoismo per questioni di subentrati impegni che non mi permettono di scrivere gli episodi. Probabilmente questa è la cosa che vi interessa meno, perché so che la serie non è molto seguita, però io ci tenevo particolarmente perché in realtà uno dei motivi che mi ha smosso a iniziare la mia avventura su YouTube era appunto la miniserie sul taoismo. Richiede al livello in cui sono arrivato una certa scrittura degli episodi che al momento non mi posso permettere, quindi diciamo che i video che ho fatto finora sono la prima stagione e poi quando finalmente avrò il tempo di scrivere i nuovi video e di registrarli avremo la seconda stagione conclusiva. Per quanto riguarda invece la parte bibliofila del canale, ho deciso di ristrutturare in un certo modo. So che quello che sto per dire e la scelta che ho deciso di seguire sarà piuttosto impopolare, soprattutto perché YouTube è una piattaforma di video. Io, francamente, ho anche pensato delle alternative, però adesso vi spiego perché non sono praticabili. Ci saranno due novità nei video che andrò a pubblicare. Sono due serie parallele. Una si chiamerà Flashback e tratterà di recuperare alcune recensioni che ho scritto in passato su dei libri che ho letto e che ritengo meritevoli di essere divulgati, e FlashTube, che non significa quello che il significato che adesso gli attribuisco, è un'altra cosa. Il FlashTube praticamente è la luce, è il tubo della luce a neon, però mi suonava bene per fare doppietta con Flashback, FlashTube. Quindi dei video molto brevi. Qual è la caratteristica di queste due serie? FlashTube e Flashback saranno video di solo audio, che ovviamente saranno accompagnati da una certa grafica. Perché questo? Perché ho più facilità a registrare in abbondanza tramite audio, cioè nel senso posso farlo anche di sera, anche se ci sono altre persone che la sera non mi disturbano, però la luce della sera non mi permetterebbe di registrare dei video di qualità molto alta. E soprattutto posso anche permettermi di utilizzare un tono di voce più basso perché il cattura audio me lo permette, mentre il cattura video mi costringe a utilizzare questo tono di voce per poter parlare, quindi sicuramente verrà disturbato o disturberei qualcuno in casa. Perché dicevo che è una scelta impopolare? Perché per fare questo di solito si utilizza un podcast, però non voglio neanche diversificare troppo la mia attività. C'è già il canale, c'è già il blog a supporto del canale e le pagine collegate di Google Plus e Facebook. Non voglio anche mettere in ballo un podcast che, tra l'altro, è una formula che probabilmente appartiene più al passato e quindi non mi permette di raggiungere lo stesso tipo di pubblico che raggiungo con YouTube. Se la cosa vi disturba, nel senso che siete abituati a vedere dei vlog in cui la persona compare de visu, siete assolutamente liberi di non vedere queste serie. Io spero che comunque passerete, cioè, chiuderete un occhio e mi permetterete di sperimentare questa nuova forma di comunicazione su YouTube. Nuova per me, ovviamente, perché sicuramente ci sarà qualcuno che l'avrà già fatto, quindi una specie di podcast video, ma che è tranquillamente ascoltabile anziché visualizzabile. Ovviamente i video non spariscono, soltanto avranno la stessa cadenza che hanno in questo momento, quindi come vedete è circa un video ogni 2 settimane, 2 video al mese, però io avrei tante altre cose da dire che non posso contenere sempre in un video lungo mezz'ora che alcuni annoia. I video che ho in mente di fare resterebbero quindi le letture del mese e più estemporaneamente i book haul. Sui book haul voglio dire una cosa: i book haul sono belli quando sono spontanei, quindi quando sono il traboccare spontaneo dell'entusiasmo che deriva dall'aver trovato questo o quello. Io non voglio fare il video degli acquisti mensili perché voglio entusiasmare. E quindi per entusiasmare devo essere entusiasta io per primo. Parliamo di, che è l'ultima categoria video che continuerò a fare, ossia
come hanno già seguito le persone che hanno visto l'ultimo Parliamo di, praticamente vanno a sostituire le recensioni del canale, perché recensione è un termine che mi sta stretto e mi dà anche un po' fastidio, lo trovo abbastanza presuntuoso, e quindi io li ho richiamati Parliamo di, perché effettivamente è quello il taglio che do ai libri di cui parlo, nel senso che parlo dei libri, non ci metto tanto come critico da poterli definire una recensione, sarebbe un po' superbo da parte mia definirla in questo modo. Quindi, ricapitolando, la serie sul taoismo è sospesa fino alla seconda stagione. Introdurrò due forme di podcast a video, ma sostanzialmente che vanno ascoltati, ossia FlashTube e Flashback. Continuerò con le letture del mese, estemporaneamente ci saranno dei book haul, e infine la serie di Parliamo di, che sono praticamente i video in cui parlerò monograficamente di un singolo video. Spero che comunque questa struttura, che mi permetterà tra l'altro di fare più video, non vi dia sfastidio e che continuate a seguirmi. Comunque siete liberissimi di non seguirmi sulla tipologia di video che ritenete non adatta a YouTube. Io mi sento di fare così e quindi seguo il mio istinto e cercherò comunque di mantenere il mio entusiasmo, che secondo me è la chiave numero uno per fare comunque un buon canale. Vi ringrazio e a presto con il video del review mensile e i primi FlashTube e Flashback. Ciao a tutti, grazie.